Devo controllare la freschezza. A quest'ora? Sì, ora. Dovunque c'è un Conad, c'è gente così, attenta alla qualità che parla attraverso tutti i colori e i profumi della freschezza. Perché in Conad, sulla qualità, nessuno chiude mai un occhio. Sotto questo cielo. Conad, persone oltre le cose. Quindi, seconda azienda premiata è Conad. Può partire l'applauso. Chiamo e invito sul palco il direttore generale Francesco Pugliese per l'intuizione di sistematizzare i rifornimenti e gli acquisti di prodotti alimentari, bevande e beni di consumo, dando vita alla maggiore organizzazione di imprenditori, si giri così intanto io, dettaglianti, indipendenti, associati in cooperativa. Buonasera e complimenti. Prego. Posso chiederle una cosa, ma in un mercato concorrenziale come quello dei supermercati, come si fa a diventare quello che siete diventati voi? Cioè l'X Factor, visto che è di moda in questo momento, qual è il vostro X Factor? È esattamente il payoff che abbiamo nella pubblicità. Un nucleo di persone, 2.900 imprenditori, che fanno il loro lavoro non pensando solamente alle cose che vendono, ma a tutto quello che hanno intorno. Dai loro dipendenti, ai clienti che arrivano nel negozio, agli interventi nel sociale che riescono a fare città per città e comune per comune, al servizio che danno anche in cima ai piccoli paesini, dove altrimenti, se non ci fosse un modello cooperativo come quello nostro, non ci sarebbero più commercianti. Questo è verissimo. E quindi ha in realtà una cura spasmodica di piccoli dettagli e particolari che si stavano perdendo, ma soprattutto alla centralità della persona. Come si riesce, si può puntare all'eccellenza in azienda nonostante questo periodo di crisi? Allora, per puntare all'eccellenza e per cercare di avere dei risultati bisogna avere una focalizzazione molto attenta al cliente. Questo significa ragionare non tanto pensando solamente ad un prezzo che deve essere conveniente, ma nella parola convenienza, la convenienza quando la andiamo a ricercare sul vocabolario significa armonia, che è esattamente un'offerta che deve essere equilibrata fra la qualità che offri e il prezzo che stai offrendo. Questa ricerca di così spasmodica del dettaglio e l'apertura verso il cliente, soprattutto la capacità di ascolto e la semplificazione dei processi sono la ricetta per comunque continuare a puntare al meglio. Perfetto. E, eccellenza in azienda non significa soltanto risultato, ma anche garantire un luogo di lavoro piacevole per i propri dipendenti in modo tale che la produttività aumenti in funzione del benessere aziendale. Voi fate qualcosa in questo senso? Guardi, credo che oramai quasi tutti gli italiani hanno visto la nostra comunicazione. Si chiude quello che tecnicamente si chiama payoff con persone oltre le cose. Questo è davvero il nostro modello e la nostra maniera di approcciare al commercio. Noi siamo una cooperativa di 3.000 soci che hanno messo al centro della loro attività le persone, oltre le cose che vendono. E cioè i supermercati sono tutti uguali. In tutti i supermercati ci sono le stesse scatolette, però per rendere e per essere eccellenti bisogna fare in modo di trovare le diversità in questo, e questo può avvenire solamente mettendo al centro la persona, che sia esso il cliente, il nostro socio imprenditore, piuttosto che il dipendente.